Approvata la terza variazione di bilancio, proposte di legge ed ordini del giorno passano con i voti della maggioranza, ridotto il livello di indebitamento. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Con 24 voti a favore e 13 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Durante la votazione sono stati approvati una serie di emendamenti presentati direttamente dal Presidente della Giunta, Eugenio Gianni, con i quali si sono introdotti alcuni contributi rimodulando al contempo gli impegni previsti in precedenza. Sentiamo proprio che cosa ha dichiarato il Presidente della Regione. L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della Regione Toscana. Il fatto di avere solo tre variazioni di bilancio in un anno eh, dà conferma eh, dell'ottima attività di programmazione eh, che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022, e questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della Regione Toscana. Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali. 4 quinti della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali come sempre l'ultima variazione di bilancio. E devo dire che anche dalla mancanza di rilievi su queste politiche culturali che è venuta in Consiglio ne traggo lo stimolo del ben fatto rispetto a quello che è la politica di sostegno alle. Alle biblioteche, ai musei, alle eh, fondazioni liriche, alle fondazioni teatrali eh, che la Regione Toscana ha messo in campo. Sono altresì convinto che eh, la variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio eh, il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei toscani alla pergola che interviene a Firenze come a Pontedera a Peccioli, insomma eh, una possibilità di vedere eh, una buona gestione attraverso i sostegni della Regione e degli ottimi investimenti dal teatro di San Giovanni Valdarno a quello di Fognano della Chiana, al ripristino della correttezza della cinta muraria a Montopulciano, a eh, tutta una serie di interventi anche su impianti sportivi, penso allo stadio di Atletica Empoli, alla eh, capacità a Certaldo di finire con i 500.000 euro della Regione, un intervento di 7 milioni che ci porta a una piscina che va su tutto il territorio. E io devo dirvi che ho ricevuto un vasto consenso proprio sulla base di questa proposta, che mi sembra confortato dalla coesione della maggioranza eh, PD Italia Viva, eh, che non ha sgarrato un voto su un emendamento eh, in Consiglio regionale. Sempre nel corso della discussione per la variazione di bilancio è stato respinto un ordine del giorno presentato dalla consigliera Tozzi per l'aumento della quota sanitaria nelle residenze sanitarie e assistenziali. Approvato invece un ordine del giorno presentato da Cristina Giachi per un adeguato livello di finanziamento degli interventi educativi per l'infanzia. Ma sentiamo le interviste sul provvedimento complessivo della variazione di bilancio. Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio eh, la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente, dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Tuttavia, questa manovra presenta alcuni tratti importanti molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate Mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra eh, mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Eh, tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità, a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale. Si tratta di 10 milioni che vengono assegnati. All'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime, ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari. Questo perché le aziende nel tempo hanno dovuto effettuare una serie di investimenti sull'edilizia che non sono coperti dall'articolo 20 della legge dell'88 e quindi oggi la Regione stanzia in conto capitale 36 milioni allo scopo proprio di permettere investimenti in edilizia sanitaria garantendo però il rispetto dei livelli di servizi sanitari che abbiamo avuto finora. A questo momento. Ci sono poi tutta una serie di importanti contributi che vengono eh, dati ai comuni, soprattutto collegati al settore della cultura e a quello dell'edilizia collegata alla cultura, al patrimonio storico e artistico. E particolarmente importante è la misura di 12 milioni di euro che la Regione mette a disposizione per la bonifica della falda delle aree SIN e Sir eh, di Massa Carrara. Eh, il rischio di quest'anno, che ormai è diventato attuale, è quello del definanziamento di queste risorse ministeriali. La Regione, pur non avendo responsabilità alcuna in materia, decide per responsabilità politica di mettere a disposizione. Queste somme nell'auspicio che il Ministero della Transizione Ecologica possa poi restituirle alla Regione Toscana. Quindi 12 milioni sono gli investimenti che vengono fatti per la bonifica all'interno di questa manovra. Una manovra importante che cerca di dare risposte a molti settori nei quali si manifesta il governo del nostro territorio e che soprattutto mira a garantire da una parte una sanità efficiente, dall'altra a continuare nel percorso di tutela dell'ambiente del nostro territorio e dall'altra ancora fa molti e seri investimenti nel settore della cultura, nel settore dell'istruzione e della garanzia che si deve dare ai servizi all'infanzia. La Lega ha speso molte energie nell'evidenziare che eh, a seguito della variazione di del bilancio ci dovesse essere un aggiornamento del DEF, così come è previsto dalla legge 1 del 2015. Noi eh, abbiamo mandato una lettera al Presidente del Consiglio per richiamarlo su questo aspetto e lo abbiamo evidenziato nel corso della Commissione Controllo, aprendo un dibattito su questo evidenziando anche che lo stesso regolamento del Consiglio regionale e lo Statuto richiamano a più riprese la necessità che ci sia un coordinamento su queste normative. Non abbiamo ricevuto risposta e anzi quando l'abbiamo ricevuta da parte del dottor Giacomelli, che ringrazio comunque, eh, non ci ha soddisfatto perché anche nella stessa risposta che ha dato sia in Commissione Controllo sia... Nella commissione eh, numero 1, nella commissione bilancio dove c'è cioè il collega Casucci eh, si è evidenziato quanto probabilmente la Lega ha messo il dito su un tema che è un tema significativo. E questo ha inevitabilmente poi anche dei risvolti politici, perché eh, le commissioni non, ries non riescono a lavorare al meglio, hanno tempi assolutamente contratti e questo, come ho spiegato in aula, è una limitazione non solo dei diritti delle minoranze, ma è un'opportunità persa per tutto il Consiglio regionale, perché noi andiamo ad approvare atti estremamente importanti che hanno ricadute sulle tasche, sui soldi dei cittadini, quindi cercare di discuterli, approfondirli al meglio è nell'interesse di tutti e non solo delle minoranze. Un fatto assolutamente preoccupante, io faccio parte anche della quarta commissione è quello che riguarda le infrastrutture. È evidenziato attraverso queste rimodulazioni, che non sono altro che rinvii, un ritardo dal punto di vista della Toscana su infrastrutture importanti. Penso alla realtà lucchese della piana lucchese, penso al porto di Livorno, penso a tutta una serie di situazioni dove si è scelto dove la Giunta toscana ha scelto di rinviare i finanziamenti e questo è un problema grave al di là delle competenze perché evidentemente la Regione toscana conta poco nell'incidere e nel dare voce ai cittadini che, in queste, che invece queste infrastrutture chiedono. E qui viene una critica centrale nei confronti della Giunta Gianni, è evidente che manca una visione, che manca una programmazione, non a caso il piano regionale di sviluppo non è stato ancora approvato. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di due anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee, eh, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per eh, le famiglie, eh, non c'è diciamo, un eh, ricorso anche all'indebitamento e quindi eh, alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti. Eh, ecco perché, naturalmente, eh, su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario. Rimangono ancora eh, dei capitoli aperti, il capitolo del bilancio della sanità. Ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno. Si cerca di scaricare eh, le incertezze sui bilanci, sulle politiche del governo, quando in realtà. In realtà sembra che arriveranno altri fondi, c'è ancora aperta la questione delle società partecipate, c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto eh, esprimersi eh, al massimo anche nella difficoltà, in quello che io ho definito quasi uno psicodramma di approvare poi in commissione questa variazione. Segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure IRPET ha delineato con una certa chiarezza. Eh, ancora manca eh, diciamo una sostanziale cronoprogramma certo su quello che è l'impiego delle risorse, soprattutto del PNRR, che anche questa è una voce importante perché si tratta comunque di una spesa pubblica in qualche modo dovrebbe essere destinata ad investimenti duraturi, in realtà ciò che appare è che in Toscana si continua ad indebitarsi per fare opere che in realtà poi non tengono conto minimamente di una prospettiva e di un consolidamento futuro anche della nostra, del nostro patrimonio regionale, quindi un giudizio negativo a tutto campo si conferma l'impressione che la giunta operi con interventi a spot senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della regione toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma eh, c'è anche delle cose straordinarie, ossia eh, stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del Sin Sir di massa, eh, dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal Mite, eh, a causa di una sua eh, endemica inerzia. Non solo sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi eh, viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Quindi ora aspetteremo la replica del Presidente Gianni che ci dica eh, che cosa prevede eh, al riguardo. In ogni caso quello che rimane è eh, sostanzialmente un'impressione di grande improvvisazione, anche perché stanziare... No, scusate, eh, eliminare 10 milioni di euro dalle spese del personale vuol dire non essere in grado di fare un'adeguata programmazione eh, perché il costo del personale si sa qual è, c'è cioè uno storico e soprattutto si sa che andrà in, in pensione. Un atto molto importante che Tel Avivo ha, ha sostenuto con forza perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori, Tel Aviva è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza, e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare dopo due anni di mandato una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti, pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere è approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin da primi mesi del 2023. Una variazione di bilancio che di fatto eh, ci delude tantissimo perché noi riteniamo che un ente eh, legislatore di programmazione come la Regione Toscana dovrebbe fare interventi con una visione generale, dovremmo finanziare gli impianti sportivi, dovremmo finanziare la cultura, i teatri, dovremmo finanziare eh, gli alloggi popolari, non quell'impianto sportivo, quel teatro quella scuola, perché riteniamo che così si faccia male il lavoro di legislatori. Noi riteniamo che in questa fase tanti dovrebbero essere gli interventi per sostenere il carico delle famiglie, soprattutto da un punto di vista di interventi sociali in un momento di crisi drammatica, di crisi sociale pesante, con gli sfratti che aumentano con le richieste di contributo all'affitto che non riescano ad essere colmate dagli enti locali. Quindi ci aspettavamo che su questa variazione di bilancio la Regione Toscana volesse fare degli interventi di visione che andassero a comunque intervenire su ambiti generali. Invece troviamo il solito interventino alla Gianni Maniera che va a eh, rispondere alla singola domanda del singolo comune, del singolo teatro, del singolo impianto sportivo con una scelta, noi riteniamo del tutto arbitraria, che non penso sia un bel modo di interpretare il ruolo della Regione Toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.